Di Maio riparte, prima tappa Parma. La macchina dei 5 Stelle riparte. In assenza di segnali d'arcore che portino a una modifica sostanziale del quadro e sblocchino l'ipotesi di un governo con la Lega, il Movimento 5 Stelle ha già messo in moto la macchina della campagna elettorale. E se non si può negare che sia anche un'ultima, ulteriore arma di pressione nei confronti del centrodestra e di Silvio Berlusconi, i dettagli che trapelano indicano come Luigi Di Maio e i suoi facciano sul serio. Mercoledì 9 maggio verrà infatti lanciata la campagna di raccolta fondi per il finanziamento delle nuove iniziative elettorali. E chiedere fondi ad attivisti e simpatizzanti non può essere derubricato a semplice modo per incalzare gli avversari politici. Il cuore della nuova battaglia per le urne sarà ovviamente il tour del capo politico. Che cambierà regole d'ingaggio. Agli incontri con gli stakeholders e i bagni di folla di teatri e palazzetti dello sport che hanno caratterizzato il rally che ha portato al 4 marzo, questa volta si affiancheranno anche momenti in piazza, terreno di conquista del solo Alessandro Di Battista nei mesi invernali. La pianificazione del nuovo tour procede spedita. E partirà dal nord, dalle zone dove i 5 Stelle hanno incassato il bottino più magro, andando a bombardare i fortini della Lega e di Matteo Salvini. Già fissata la prima tappa. Sarà simbolicamente Parma, primo grande comune conquistato dal movimento, diventato a suo modo iconico dopo lo scontro che ha portato il sindaco Federico Pizzarotti a fare armi e bagagli e a conquistarsi la riconferma con una sua lista civica. Si inizierà a ballare subito, domani, al massimo dopodomani, con una serie di eventi fissati a Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione, ai quali dovrebbero essere affiancati alcuni appuntamenti sul territorio. In serata di martedì, il capo politico M5S ha impresso un'ulteriore accelerazione alle urne. O perlomeno ci ha provato, si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto d'emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e quindi andare a votare anche a giugno. I 5 Stelle fanno sul serio. Sempre che Silvio Berlusconi non decida di sterzare, e riportare sui binari un governo giallo-verde che ad oggi sembra essere deragliato. A fronte di un vento d'ottimismo che si è sparso nel pomeriggio in transatlantico alla Camera, i vertici non hanno registrato nessun segnale nuovo da parte del carroccio. Chi ha parlato nelle ultime ore con Di Maio lo descrive di umore nero. La Lega ci ha dato segnali. Li deve dare al capo dello Stato, se crede. Noi li abbiamo già ascoltati per 60 giorni, senza esito. A meno di un colpo di scena, la campagna elettorale dei 5 Stelle è già partita. 24, al massimo 48 ore per fare i bagagli, poi si parte. Destinazione urne il prima possibile.